quando sto triste rapo portafogli e c'è ogni annanza una fotografia sulla così pazza riunire la famiglia ci posso una domanda figlia mia oggi perduto a chi mi ha dato cuore quando ha saputo che ci stivi tu. Se tu la storia senza gloria sul loro desiderio la barazza la papà. Se tu carnale prepotente io non ce ne fa niente perché sto sempre qua. Se tu padrone che è sta vita con mano che la vita non si accecchiava da me. Se tu che me la mano da pace che mi inchiuola da croce e chi la possa la fare. Se tu che suona che non fa e chi ti accecchia per tu seguito con mano creatura e con mano creatura sto già niente voleva bella cosa sto pavando e mancare di mozzo di torna se almeno tu dicesse che è per nudo ma non la tenga paura ci te la sa si tu storia senza gloria sul loro desiderio la marazza la papà. Se tu carnale prepotente io non ce ne fa niente perché sto sempre qua. Se tu padrone che resta vita con malaga la vita non ci ha seccato a me. Se tu che la mano da pace che mi giuola da croce e chi la possa la fare. Se tu che il suono ti rompa e ti piace per tutto fa coprire tutto te.
E la voce era quella di Mauro Nardi, che è il nostro ospite attesissimo, sarà qui infatti il 12 novembre prossimo al Plaza Le Ritz, un evento da non perdere. Appena si nomina Mauro Nardi, voi fan di Mauro chiamate e ci prenotate, chiedete appunto informazioni su questa serata magnifica. Soprattutto appena chiama Mauro, prima nominiamo Mauro Nardi, lui ops appare al telefono. Ciao Mauro! Daniela, carissima! Caro, ciao. Finalmente ci siamo riusciti! Come stai, Mauro? Ci stiamo adattando, sorella! Sì! Adattando. Beh, che dicevo, bello. Non appena si pronuncia il tuo nome e le tue fan impazzite qui in Montreal, le signore chiamano per prenotare biglietti, per chiedere informazioni sempre di più su questa tua venuta qui a Montreal. Come ti stai preparando? Adesso, innanzitutto io tutte queste belle persone che stanno lì in linea ad ascoltare e che verranno, tutti devono venire, perché dopo 2 anni di lockdown dobbiamo essere di nuovo tutti uniti, tutti insieme, e di provare tante emozioni sui successi di Mauro Nardi e anche quelli di Tony Colombo. Io saluto affettuosamente a tutti quanti loro che stanno in ascolto. Daniele, sì. E poi scusami che ho fatto questa parentesi, perché è una cosa che desiderava tanto, perché so che la vostra emittente, la tua trasmissione è seguitissima. Esatto. Per cui era doveroso salutare a tutti. E tutti hanno apprezzato. Didi, scusa, vai. Ma dimmi tutto quello che vuoi. Dimmi, io di Marcellina siamo cugini. Esattamente, siamo proprio vicini vicini. Ma Mauro, appunto, ero curiosa di sapere appunto come ti stavi preparando a questa venuta qui in Canada, e state facendo le prove, vi state organizzando? No, adesso ti spiego. Io per Montreal non ho bisogno prove, perché già so cosa devo fare per accontentarmi e per dargli emozione. Per cui è bella, perché è un duo nuovo, Mauro Nardi e Tony Colombi, ieri e oggi. Ma anche Tony è un bell'artista, un bravo artista, per cui sono sicuro che piacerà, e la gente lo applaudiscono sicuramente per la sua bravura. Ma le prove non c'è bisogno, tu sai, sì. Noi napoletani proviamo. Esatto, si va sul palco così. Ma poi appunto, come dicevi tu, Napoli di ieri, Napoli di oggi, quindi l'esperienza e il grande successo tuo, che è sempre più solido, che incontra la Napoli di oggi, la Napoli diciamo delle nuove generazioni, la Napoli con il sound diciamo più ancora più contemporaneo, sarà un'esperienza meravigliosa. Ma adesso dove sei? Ecco, localizziamoci, facci sognare innanzitutto. Dove sei? Dove ti trovi? Adesso io sono a casa, che domani mattina ho un concerto a Palermo, di una grande cena, la stessa come lì a Montreal. Guarda che cosa te l'ho detto. Domani mattina ho l'aereo, vado a Palermo, c'è una cena spettacolo ad Aqua Park di Monreale. Da Montreal a Monreale. È un soldato, non c'è un posto, perché la Sicilia mi ama, mi adora. Sì. Per cui vedi, tante persone che io verrò a Montreal saranno tutti siciliani, calabresi, pugliesi, il meridione napoletano. Sì. Sicuramente. Ma ci vuoi dire allora qualcosa, una chicca, un piccolo aneddoto della tua vita, della tua grande carriera, qualcosa che ti ha segnato particolarmente, qualche evento che ti ha colpito? Ti spiego, io mi ricordo che nel 1987 sono venuto ero in tour con Toto Cutugno, Toto Cutugno e Mauro Nardi, io facevo il primo tempo. Il secondo tempo Toto Cutugno, con la mia orchestra. E mi ricordo che a Montreal c'era Stevie Wonder. Wow! In concerto al campo sportivo. Io sono andato a vederlo. Siamo andati lì, ma quando ho visto quel mostro che usciva da sottoterra con pianoforte, mamma mia, da lì. Che emozione!
Tu pensi, io per me è rimasto una cosa, un fatto, una storia indelebile. Sì, vedi. E quello lì mi rimarrà proprio sempre. Io faccio, ho girato, vado in tutti tanti posti dell'America, mi succedono tante belle cose, ma questa scena non posso mai dimenticare. E infatti poi quando lui cantò Adesso tu sei, I love you, io dissi questa è una canzone napoletana. Vedi. E infatti io feci Amare te. Non mi vuoi più, dici tu, quando ti stringi tu ti ghiaccio adesso e poi. Ma questo è un inedito meraviglioso, questo aneddoto, vedi, da questo incontro, questa ispirazione e questa unione del napoletano sulla musica di Simone, bellissima Mauro, proprio bravo. Ma io anche con i Pooh, che sono anche con i Pooh, guarda che io a Montreal ho fatto tante serate con i Pooh, con Cutugno, Bobby Solo, Littlettoni, io venivo sempre da vedetta lì a Montreal, perché a parte che Montreal è bellissima, io l'adoro, è la città del Canada che mi piace tanto. Vancouver e Montreal sono le città che mi affascinano. Quindi conosci veramente in lungo e largo questa parte di mondo e veramente, come dici tu, sei un giramondo, perché nella tua carriera cos'è che non hai coperto a livello di territorio? Sei andato ovunque, hai portato in alto proprio Napoli con tante collaborazioni belle, da Gigi D'Alessio, Francesco Merola. Ma tu pensi che io mi sono trovato a cantare Winnipeg, Calgary e Edmonton? Ma chi napoletano va in questo? Esatto. Hai capito? Sì, anche in luoghi un po' meno bazzicati, diciamo, dalla comunità italiana, fondamentalmente. Sei andato a risvegliare tutti e a portare questa passione napoletana. Io mi sono trovato in queste grandi metropoli, Winnipeg, Calgary e Edmonton. Se tu me lo dicevi prima, io non dicevo mai, stai parlando araba, non li conosco, hai capito? Mamma mia, bravissimo. Guarda, non vedo l'ora di poter lasciarmi ispirare io per prima dalla tua grande passione, dalla tua grande proprio vibrazione artistica, e sicuramente il pubblico amerà tantissimo il concerto, che ripeto è una serata da non perdere, 12 novembre prossimo al Plaza Le Ritz, che si trova al 6630 Rue Jarry Est a Montréal. La serata, sapete, non ha bisogno di presentazioni, Napoli ieri e oggi è presentata da VMG Entertainment, dal grande Ralph Buttino, e potete prenotare ancora, forse, ma veramente mancano pochissimi posti, forse già sold out adesso, forse parlando già Ralph avrà ricevuto le ultime chiamate. Comunque vi do il numero 514 706 9836, ripeto 514 706 9836, e la serata è incredibile. Tony Colombo, Mauro Nardi, ma che vogliamo, di veramente meravigliosa. Inizierà alle 6 con la cena e lo show alle 8. Ma Mauro, tu sei fantastico, sei coinvolgente, hai tante bellissime canzoni. Che cosa ti ispira a scrivere queste canzoni? Qual è il tema che ogni volta come scrivi, come componi, come accetti le collaborazioni? Io sono curiosissima, quindi ti faccio un sacco di domande. No, ma sai che cos'è? Che quando tu basti che pensi una storia, poi devi essere brava a metterla vicino e creare la poesia. Come io, io quest'anno forse la porterò, sì, la canterò. Io mi ha scritto un brano Gigi D'Alessio, Gigi, no? Sì. Gigi, come se fossi un fratellino minore con me. Ci lega un grande bene, di una grande affettuosità familiare. E mi ha scritto una canzone perché io dissi devo dedicare un brano a mia moglie, che dopo tanti anni di matrimonio devo fare una dedica. Lui mi ha scritto una canzone che io l'ho fatta, l'ho registrata, l'ho terminata, adesso sto facendo il video. Ma guardi che, ma io, che meraviglia, come tu, la stessa domanda tua, no, che mi hai fatto a me. Io così ho detto, come ti è venuta nella mente subito questa dedica? Perché tu basti che dici una dedica, io già ho pensato cosa scrivere, hai capito?
Che bella questa cosa, questa collaborazione, questa voglia di trasporre in musica, trasportare con le note queste fantastiche emozioni. Ma allora, Mauro, io... questa sì tu che abbiamo fatto, che avete ascoltato, questa è mia questa canzone, è bellissima, ha avuto un grande successo. Sì, questa è bellissima, sì, tu che infatti abbiamo iniziato proprio l'intervista, e ce n'è anche un'altra con cui potremo concludere, se vogliamo, questo momento dell'intervista, perché qua purtroppo abbiamo i tempi radiofonici e anche le pubblicità, gli sponsor che premono, ma io che la passeremo, che quando c'è Peach Cam, che è un'altra bellissima canzone nata durante la pandemia. E... volevo dirti una cosa. Dimmi. Però tu sai che tu hai visto che la gente mi aspetta, che stanno... ma tu mi hai chiesto io che cosa desidero venire? Tu sai che io ho una grande stima, un grande affetto per i fratelli Vardare, Bimbo e Toni. Esatto, salutiamoli. E Franco Perez, che è stato ieri in diretta sulla trasmissione, non lo sapevo, l'hanno intervistato su Mauro Nardi, troppo bello. Ti saluto affettuosamente a lui e a tutta la famiglia, altrettanto a Toni. Toni Vardaro e con Art Italia che sostengono il concerto. Tu sai una cosa che la gente non lo sa? Io durante il lockdown, quando gli ospedali avevano bisogno delle mascherine, visiere e guanti, tu sai che Toni mi ha mandato 25.000 pezzi? 500? Mamma mia, ma veramente una generosità infinita. E io lo sono andato a portare in tutti gli ospedali di Napoli e di Caserta, dove loro sono di origine, il loro paese, Santa Maria Capovetra, bravo. Quindi veramente questa grande generosità, questo grande cuore, vedi quando ci vuole. Vi siete incontrati in due punti di Napoli e Montreal, si incontrano insieme, guarda quante belle sinergie, quanta bella energia positiva che nasce. Io a tutti gli ospedali, al Bonaldi, al Cantarelli, al Pellegrini, al Pasquale, a tutti gli ospedali della Campania e quei tre di Caserta, San Marcianise, Santa Maria Capovetra e Caserta. Che sei fantastico, Mauro, guarda, veramente non vediamo l'ora di vederti e di averti qui. Purtroppo dobbiamo salutarci qui, mannaggia, ma tanto quando tornerai ci rivedremo e riparleremo, ci avremo tante altre cose da dire, ma mi raccomando, conserva tanti aneddoti da raccontarci, perché vogliamo sapere sempre di più da te. Non ti preoccupare. Ti abbraccio fortissimo, un abbraccio salutami il grande, colui che ha avuto un grande coraggio, a Ralf Buttino. Sì, il nostro mitico Ralf Buttino che è all'ascolto sicuramente. Grazie mille. È vero, grande professionalità. Grazie Mauro, ci vediamo prestissimo, un abbraccio e buon viaggio per domani, ti aspettiamo a Montreal. Grazie.